La città eterna. È impossibile parlare della città di Roma senza pensare al suo passato. La sua storia ormai attraversa tre millenni e inizia dal fatto che è la prima metropoli della storia dell'umanità. La città era il cuore di uno dei più grandi imperi della storia, che ha conosciuto diversi periodi di conquista, decadenza e caduta. Roma è in assoluto la città con più beni storici e architettonici al mondo ed è considerata il più importante patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale. Nei secoli questa città si è guadagnata diversi nomi, tra i quali Caput Mundi, la capitale del mondo, la città eterna e la città santa. La tradizione vuole che fu fondata nel 753 avanti Cristo, in seguito del fratricidio di Remo per mano di Romolo. Successivamente venne governata dai sette re fino al 509 avanti Cristo, quando venne instaurata la Repubblica. Il terzo ed il secondo secolo avanti Cristo furono caratterizzati dalla conquista e la fondazione dell'impero. L'età medievale, invece, vide numerose lotte tra i barbari e la Chiesa. Ma Roma è speciale anche al giorno d'oggi. In nessun'altra città ci si può sentire così a contatto col passato e con il futuro. Basta fare una passeggiata per rendersi conto che i diversi strati di storia convivono tra le mura di questa città, che continua ad evolversi, ad aggiungere strati alla sua storia. È impossibile non sentirsi sopraffatti da tanta bellezza. Non è possibile non voler trascorrere più tempo nelle piazze di questa città, a sorseggiare aperitivi e osservare il movimento caotico dei cittadini sui loro mezzi di trasporto. Chiunque abbia la passione per la buona cucina non potrà che cercare di trasferirsi in questa città, dove le migliaia di trattorie e osterie si sovrappongono a ristoranti ed enoteche. Il cibo in questa città non è solamente alimentazione, ma qualcosa di molto di più, alla quale bisogna dedicare il giusto tempo. Anche in questi tempi frenetici, chi abita a Roma riesce a trovare un buco nella propria agenda per un pasto composto da diverse pietanze. La cucina romana ha origini povere ed è saporita e sostanziosa. Certamente non è per tutti, anche se in molti sembrano apprezzarla. Alcuni piatti necessitano di un tempo di digestione che presuppone la possibilità di non lavorare subito dopo pranzo. Si fa difficoltà ad immaginare un manager rampante consumare dei rigatoni alla carbonara e un ossobuco e poi sfrecciare alla prossima riunione. La cucina romana rispecchia uno stile di vita godereccio che si può ricondurre al periodo della decadenza dell'impero. Sostanzialmente, i cittadini di Roma nascono con questa enorme eredità che è la storia stessa della propria città. La consapevolezza di vivere nella città eterna e la convinzione che tutte le strade portino alla loro città conferiscono ai romani un carattere spensierato e un po' sbruffone che sembra davvero immune al passare del tempo.
Sotto manto di stella, Roma bella mi appare, solitario il mio cuor disilluso d'amor vuol nell'ombra cantare. Una muta fontana e un balcone lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa, senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Lungo tevere dorme, mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. Chitarra romana.